Francesca invece è una docente di sociologia politica, di docenti strutturati. A Francesca. Allora, io mi riallaccio un po' a quanto detto perché Giuseppina appunto ha iniziato a commentare e a introdurre le questioni dell'articolo, di questo articolo del 2003 che abbiamo scelto di commentare insieme con lei e con Sabina. E perché ho scelto questo articolo? Perché alla fine, guardandolo, una cosa che mi ha colpito è che il 2003 era esattamente l'anno in cui mi sono avvicinata per la prima volta, come Paolo sa, alla ricerca sociologica attraverso proprio l'analisi dell'uso della rete all'interno di un movimento sociale. Erano i primi esperimenti di uso della rete da parte del cosiddetto movimento no global. Eravamo nella fase proprio in cui questo movimento ha toccato il suo apice per poi cominciare a sparire fino a morire completamente nel giro di pochissimi anni, e la rete era al centro del dibattito di questo movimento sociale, esattamente con delle argomentazioni molto simili a quelle che ho ritrovato all'inizio di questo articolo, che mi hanno riportato indietro, perché dal 2003 al 2017 il mondo è tanto cambiato, però è stato importante ritornare a quel momento e a quel tipo di discorsi e a quel tipo di visione sia della rete che del mondo, per capire anche da dove ero partita e che cosa mi aveva lasciato quel tipo di analisi. Cosa c'è da un lato? Da un lato c'è questa rete vista come il simbolo, lo strumento principale di un nuovo tipo di capitalismo basato sulle imprese multinazionali, transnazionali, contro cui si contrappongono questi nuovi movimenti sociali. C'è una globalizzazione economica basata su imprese multinazionali che hanno delle caratteristiche completamente diverse rispetto alla fabbrica fordista di un tempo, e utilizzano la rete proprio per riuscire a gestire da un lato all'altro del mondo il proprio tipo di economia, di mercato a cui fanno riferimento: spostare beni, spostare informazioni, spostare capitali finanziari. A questo si oppone un arcipelago di movimenti che in un certo senso riprende lo strumento del nemico, potremmo dire, per utilizzarlo contro di lui. È un po' simile a quello che in tutt'altri tempi Lenin aveva voluto fare con la fabbrica fordista, dicendo: incamero all'interno della struttura del mio partito il modello organizzativo della fabbrica fordista perché devo combattere il nemico ad armi pari. Quindi, se questo modello organizzativo è efficace e efficiente, allora devo incamerarlo per poter superare poi gradualmente quel tipo di modello. Però per poterlo superare prima devo riuscire a prendere tutto ciò che di efficace questo modello contiene. Tanto è vero che appunto la prima spaccatura con i menscevichi era proprio legata a dinamiche organizzative, una democrazia allargata oppure una struttura disciplinata, gerarchizzata, piramidale. Ecco, i movimenti con la rete fanno la stessa cosa: ci dobbiamo confrontare con realtà fluide, con realtà reticolari, con realtà transnazionali, allora dobbiamo imparare a usare questa rete, dobbiamo farla diventare il nostro strumento. Come fanno? Per certi versi c'è proprio quest'idea che se nelle multinazionali il soggetto diventa puro, come dice anche l'articolo di Gallino, strumento in funzione della rete, quindi il soggetto diventa mezzo strumento per far funzionare l'intromeccanismo, questi movimenti decidono che la rete invece deve far diventare questo soggetto il suo fine. Quindi praticamente capovolgere la questione e dire: mettiamo il soggetto al centro, l'individuo al centro, democrazia partecipativa, tutte le decisioni prese in comune, condivisione totale delle informazioni, condivisione totale delle risorse, condivisione totale delle decisioni, delle prese di decisioni, dei meccanismi decisionali, nessuno deve essere più in alto di un altro, parità totale, rete come equilibrio in cui ci sono tutti sullo stesso livello e in cui non c'è nessun tipo di forma di gerarchia interna. Ora, questo tipo di situazione però presenta dei grossi problemi, perché praticamente in questa dinamica di parità, che fra l'altro nel 2003 è anche una dinamica ancora estremamente vitale rispetto ad oggi, perché ora
tutti noi che in questa stanza abbiamo lo smartphone o qualcosa di simile, e se non tutti, quasi tutti, pressoché tutti, come mi succede in aula ormai, non credo che già tutti gli studenti, quando chiedo di compilare i questionari online, non mi chiedono quello lo smartphone. Nel 2003 erano ancora pochi quelli che si connettevano alla rete, soprattutto in Italia, era ancora un fenomeno relativamente elitario, per cui connettersi in rete e condividere queste informazioni, condividere le decisioni, era comunque qualcosa che riguardava un numero limitato di persone. E questo discorso vale quindi, e non a caso Gallino applica questo ragionamento dell'utilizzo della rete all'interno della comunità universitaria. Perché? Perché nelle comunità universitarie questo strumento era più utilizzato che da qualsiasi altra parte, perché da strumento militare poi diventa prima strumento all'interno delle strutture universitarie, istituzionali, e poi soltanto gradualmente si allarga a diventare, come dire, qualcosa che ciascun individuo, a cui ciascun individuo ha accesso per conto suo. Io ricordo che ancora nel 2004 mi connettevo dal computer dell'università, non avevo una rete autonoma per farlo. E da questo punto di vista l'idea appunto è, ok, questo problema, esattamente come nei movimenti si cerca di software libero, l'open source che prima ricordava Giusy, non a caso nasce dentro un'università, dentro una rete universitaria, è qualcosa che riguarda appunto il mondo della ricerca e dell'università prima di qualsiasi altro, e il movimento No Global è da questo punto di vista un movimento che raccoglie molto l'elite intellettuale, potremmo dire, che comincia a dire ciascuno di noi vuole contare in quanto tale, non voglio delegare le scelte ad altri, voglio decidere in prima persona, non voglio sentire qualcuno che prende decisioni per mio conto. Cosa succede nel momento in cui si applica questo tipo di meccanismo, che a livello di democrazia interna dei movimenti i percorsi decisionali si allargano infinitamente, perché prima di riuscire a prendere una decisione c'è quasi una paralisi organizzativa, tutti devono essere consultati, tutti devono essere d'accordo, alla fine si rischia di non decidere nulla, e spesso non si decide nulla, che è uno dei motivi per cui alla fine uno dei limiti di questo movimento è proprio l'autoreferenzialità, la chiusura su se stesso e poi la sparizione. Dall'altro lato però, nelle università, in cui questi movimenti spesso sono nati e comunque hanno preso il via, anche quello che vi dicevo dell'open source, della condivisione delle risorse, pongono dei problemi nuovi che fino a quel momento erano stati affrontati in maniera del tutto diversa, ed è qui che si inserisce il discorso di Gallino, in cui dice l'uomo ha bisogno di modelli del mondo comprensibili, di modelli di un ordine sociale comprensibile intorno a sé, perché lui cita Galen dicendo l'essere umano è organicamente carente, non è un animale che si basa sull'istinto, ha bisogno di un ordine sociale per poter vivere, che è la stessa cosa che dicevano Berger e Luhmann. Se non c'è questo ordine sociale, l'uomo, un ordine sociale comprensibile, legittimo, creato da una serie di autorità, di ruoli legittimati, di istituzioni legittimate, l'uomo ha difficoltà a riuscire a prendere decisioni, ad avere dei punti di riferimento. Se contiamo tutti allo stesso modo, qual è l'autorità a cui fare riferimento? Se prima c'è la trasmissione del sapere era basata su una serie di manuali, di enciclopedie, di testi, magari in opposizione fra loro, ma basati comunque dal comune riconoscimento di una legittimità di chi li scriveva, data dal sistema culturale di cui faceva parte. È un professore, ha fatto il suo percorso, ha pubblicato questo, è stato riconosciuto dalla comunità scientifica. Quando ci troviamo a confrontarci con un modello del tipo di Wikipedia, in cui chiunque ha l'accesso alla divulgazione di informazioni, in cui non c'è più un'autorità riconosciuta a cui dire va bene, ho bisogno di un'informazione, vado sull'enciclopedia, leggo il nome, mi fido di questo nome perché è un nome autorevole, altrimenti non l'avrebbero neanche inserito. Mi trovo in Wikipedia, chiunque può dire la sua. Cosa succede? Come mi confronto con questo? Quanto questo può minare l'ordine sociale di cui avevo la sensazione di fare parte? Se io stesso, quando mi trovo a confrontarmi, ad esempio, mi dico ma posso usare Wikipedia per una tesi triennale o per consultare tutto quanto? È una questione, ma vediamo, prendiamo queste pagine, da dove vengono, come sono state formulate, noi dicono sì, però non abbiamo un nome, non abbiamo una qualcosa che ci dia la sensazione di starci muovendo in un ambito conosciuto, abbiamo quasi la diffidenza e se poi è falso e se poi è vero, chi ci garantisce? Prima c'era un'autorità riconosciuta, adesso ci dobbiamo confrontare noi stessi con l'uso delle fonti, con l'argomentazione più o meno forte di chi la porta avanti, perché l'idea di fondo, poi spesso anche lì non si è riusciti a portarla più in fondo, era proprio l'idea basiamoci sull'argomentazione
e non più sull'autorità. Basiamoci sulla capacità argomentativa di dire: questa mia proposta, questa mia interpretazione è più valida della tua perché io riesco ad argomentare meglio di te la sua verosimiglianza, non perché io automaticamente sono più bravo di te o ho un titolo superiore al tuo. Questo però causa insicurezza, causa paura, causa dubbi sia all'interno dell'università sia anche al di fuori. Ed è qualcosa con cui diventa difficile confrontarsi. Questo piano di parità in cui ciascuno ha accesso, in cui fra l'altro gli stessi soggetti c'è un anonimato crescente, perché nel 2003, quando Gallino scrive questo, c'è appunto la possibilità all'interno delle comunità virtuali, che è un altro mondo come quello dei movimenti che in quegli anni ho frequentato parecchio, di ricostruirsi, anche non solo di offrire contributi senza metterci nome e cognome, perché il contributo deve essere tutto e deve essere basato sulla propria forza argomentativa più che sul nome di chi lo propone, ma c'è anche la possibilità di creare, rappresentare se stesso, la propria identità, e qui diceva Gallino giustamente la creazione di identità plurime, come si preferisce. Perché? Perché non c'è un nick, c'è un nickname, non c'è un'identità personale messa in gioco, non c'è un nome e un cognome nelle comunità virtuali, nei forum di quell'epoca. Io ho visto casi in cui persone all'interno di queste comunità virtuali hanno interagito fra loro, hanno creato dei rapporti affettivi per poi scoprire che il tipo di rappresentazione fotografica, discorsiva, offerta dai soggetti con cui si confrontavano era tutta falsa. Perché per caso, ad esempio, in uno di questi forum si è scoperto che la persona di cui si erano visti crescere i figli, di cui si erano commentati i successi scolastici e tutto il resto, aveva rubato, diciamo così, le fotografie da un sito americano di fotografie di bambini, e quindi praticamente tutto quello e queste persone erano entrate direttamente in rapporto con lei, avevano scritto messaggi, si erano consultati su tante cose anche personali, scoprendo che poi non sapevano assolutamente chi questa persona realmente fosse. Era una costruzione, era veramente non tanto l'identità reale, ma quanto la rappresentazione che di sé voleva dare quella persona mai saputo chi fosse. Voglio dare la sensazione di una persona con un tot di figli, che ha questo tipo di vita, che ha questo tipo di esperienze, e voglio che voi crediate a questa rappresentazione. Cosa succede però? E qui mi avvio a concludere, visto che il tempo è poco, e si tratta per me davvero di lanciare più che altro degli spunti anche con di cui poi poter avviare una riflessione e discutere insieme. Oggi, paradossalmente, nell'era dei social network, questo tipo di procedimento è come se si fosse un po' invertito. Perché? Perché questa fluidità, questa parità, questa forte, questo anonimato, sia nella divulgazione di informazioni, di strumenti tecnici, questa possibilità di ricrearsi identità più o meno fittizie, di cambiare, di passare da un'appartenenza all'altro in maniera così fluida, di passare da un movimento all'altro perché sono tutti movimenti poco scarsamente ideologici, e quindi permettono anche il passaggio da una cerchia all'altra in maniera estremamente fluida, è come se si fosse irrigidito in un nuovo tipo di format. Quello ne parlavamo stamattina anche con Walter Greco. Oggi nei social network, che sono un po' la seconda puntata della rete, quella del web 2.0 per l'appunto, nei social network noi ci siamo con nome e cognome, e c'è proprio la lotta a cercare di eliminare i profili fake, perché anche da un punto di vista economico la possibilità di creare dei target sulla base delle informazioni fornite sul singolo rende indispensabile che questo singolo sia riconoscibile, dotato di un nome, di un cognome, di un indirizzo, di un profilo riconoscibile. Quindi c'è proprio la lotta ai profili fake, non solo per motivi etici ma anche proprio per motivi economici. Se devo fare un target di pubblicità personalizzata su quella persona, non la vado a fare su un fake, voglio farla su una persona reale. E allora a questo punto, questo da un lato però espone molto di più l'individuo, che si ritrova ad essere per certi versi assai meno plurimo di prima, perché io ad esempio finché mi muovevo nei forum con dei nick mi lasciavo andare molto di più, e magari potevo anche valutare e verificare come prendere posizioni diverse, o anche nel momento in cui sono su un social network con nome e cognome mi rendo conto di essere molto più frenata. E oltretutto questo a una rete che era potenzialmente priva di confini, perché poi c'è anche tutto il dibattito nel 2003 su moderazione, non moderazione, forum moderati, non moderati. Adesso su social ciascun individuo, oltre ad avere un nome e cognome, sembra starsi molto più aggrappando a delle certezze, a espellendo tutte le opinioni eccessivamente divergenti della propria dal suo profilo. Tanto è vero che io proprio di recente ho assistito a una serie di cosiddetti bannaggi dal profilo di persone che avevano litigato reciprocamente su una serie di questioni e non volevano che le opinioni dell'altro arrivassero più sulla propria bacheca, sul proprio profilo. Sulla propria bacheca dovevano esserci soltanto, questo era sui vaccini, ma ci potrebbero essere tantissimi altri esempi,
tu fai propaganda antivaccinista sulla mia barca, non ci devi arrivare. Ti tolgo l'amicizia, ti cancello tutti gli interventi, impedisco che tu possa vedere i miei e risolvo il problema di gestirmi una bacheca come idem come sopra per chi invece... Cioè tu sei per i vaccini, allora tu qui non devi scrivere. Quindi è come se da un certo punto di vista questa complessità reale, che era stata anche una delle ricchezze ma anche una delle fragilità della rete di cui parlava Gallino nel 2003, è come se si stesse adesso ridisegnando su una serie di io assai più per certi versi unitari, integrati e chiusi. Con una rete che prima appariva anche utopisticamente, appunto, senza inizio, senza fine, senza confini, dove adesso invece ciascun io ha dei confini ben precisi, ben delimitati, chi sta dentro e chi sta fuori, chi sono gli amici, chi non sono gli amici, anche il concetto stesso di amicizia, di rete sociale, di cerchie sociali a questo punto poi varia, perché allora questi possono vedere i miei contenuti, questi altri no, e si aggrappa a delle certezze molto più forti di quanto non fosse invece classico e fluido di sicurezza in cui ci si muoveva all'interno di un mondo in cui per la prima volta si avevano a disposizione informazioni di tutti i tipi, anche contrastanti fra loro, senza un'autorità a legittimarle e a dargli forma e contenuto. È come se fosse andato un po' all'estremo, mi dà l'impressione, poi magari mi sbaglio. Chiudo qui, visto che forse ho parlato più tardi.